Ciao ragazzi Wild, oggi mi trovo nell'Appennino modenese come nel mio solito e sono nel comune di Lama Mocconio. Sono stato invitato dall'amica Sara che ha un B&B, la Casa del Sole, che è veramente uno spettacolo. Intanto sono venuto col piccolo principe, come vedete abbiamo già trovato il posto, dietro di fianco c'è il camper della Sara perché anche lei lo usa comunque. E oggi abbiamo mangiato pasta fresca, stasera ci prepariamo per fare una bella grigliatina. Guardate che spettacolo di posto, ragazzi. C'è anche l'amico Tobia. Cosa fai, Tobia? Piccolino. Guardate che spettacolo. Questo è il B&B ristrutturato completamente. È una favola. Adesso dopo vi porto dentro. Intanto vi volevo far vedere un attimino il fuori. Qui c'è una bella pergola, una sorta di gazebo. Stasera la famosa griglia a due piani, ragazzi, con una bella piastra sopra e la comunissima griglia sotto, tutto ruotabile. Cioè, un'invenzione davvero, davvero top. Qui ovviamente ho fatto un piccolo orticello, che poi tanto piccolo non è. Molto, molto carino. C'è un sacco di spazio, fra l'altro questo tutto terreno, tutto quel prato che vedete, fino agli alberi là in fondo, è tutto terreno del B&B, quindi è veramente top. Abbiamo la vista, lì siamo circa nel visuale di Lama Mocconio, qui c'è Polinago, questo ragazzi è il B&B. Se vi faccio fare un giro esternamente, B&B la Casa del Sole, qui c'è una pace ragazzi che si può solo respirare. Tra l'altro oggi giornata afosa, anche qui siamo quasi a 800 metri, 760 metri sul livello del mare, ma giornata afosa pure qui, infatti si vede dal cielo tutto bello grigio, non è proprio, adesso sembra che tiri un po' di vento. Ma è davvero un posto spettacolare, ragazzi. Qui sono entrato, come c'ho i permessi della Sara, sono entrato in questa cantina. Voi non avete idea, ragazzi. Cioè, vi faccio vedere. Non avete idea della temperatura fresca che c'è qua dentro. C'è una temperatura, le cantine, come vedete, tutta d'archi di una volta, c'è una temperatura veramente da aria condizionata che non c'è, bellissimo. Adesso ragazzi vi porto a fare un'esplorazione interna del B&B. Sulla Sara non so se parlerà perché è molto 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 timida, ma ha detto no, parla te, perché adesso vediamo se c'ha voglia di essere anche inquadrata. Comunque io ve lo faccio vedere, tanto io il giro turistico l'ho già fatto, ma è molto molto carino, è stato ristrutturato alla perfezione e ve lo voglio mostrare. Adesso vi porto dentro. Qui abbiamo, questo era un ex fienile ragazzi, che è stato tutto ristrutturato ed è diventata una bella sala, un bel salotto con annessa cucina. Come vedete c'è anche il reparto cucina. Qui abbiamo un bellissimo tavolo da falegname di una volta, guardate che spettacolo ragazzi, ci sta da Dio in un contesto del genere. Fra l'altro la Sara l'ha voluto lasciare con la sua morsa perché sta esteticamente per me molto molto bene. Guardate tutto il piano in travertino, il lavello in travertino, cioè, spettacolo ragazzi, veramente il buon gusto alla Sara non manca. Come vedete c'è anche il caminetto, perché comunque la stanza, essendo un ex fienile, è molto alta, parecchio alta, ed inverno, nonostante abbia il riscaldamento a pavimento, può essere utilizzato accendendo anche il caminetto. Qui tra l'altro, come vedete, era la porta appunto, adesso sbarrata ovviamente, però lasciata così che fa la sua bellissima figura, perché giustamente lasciando un posto rustico, appunto rustico, per me ha fatto bingo in pieno.
Questo è il salotto, salone, dove si fa colazione solitamente. E poi guardate, ragazzi, che panorama si vede qui dalla finestra. Vediamo là in fondo il paese di Polinago. Bene, ora vi porto a vedere le stanze di questa casa del sole, ragazzi. Siamo nel comune di Lama Mocogno, nell'Appennino modenese. Adesso entriamo qua. Io ho già fatto la visita guidata, visto che lei non vuol parlare, e ve la spiego io, ragazzi. Qui abbiamo allora una prima camera, come vedete, camera piano terra, sempre mantenuto con gusto rustico, cosa che mi fa impazzire letteralmente, ragazzi. Guardate che spettacolo, notare queste qua, cioè i dettagli proprio, notare questa testiera che è praticamente un vecchio scuro ripristinato, e così anche l'attaccapanni. Un pezzo, questo era un pezzo di pavimento ripristinato. Ora, la particolarità di questo piano, che è anche il piano adibiti ad ospiti disabili, perché qui, oltre ad avere la camera da letto, abbiamo un bel bagno grande, usufruibile soprattutto dai disabili. Guardate che spettacolo di bagno, ragazzi, sempre tutto sul rustico. Ciao ragazzi, sempre tutto sul rustico, ma veramente top. E il bello di questo bagno, ovviamente, ragazzi, è una doccia dove ci si può entrare anche con la carrozzina. Uno spettacolo, ragazzi, uno spettacolo. Piatto doccia veramente immenso. E questo appunto è la stanza che, se ci sono dei, dove la protezione arriva da un disabile, questo è riservato prima loro, poi lo può utilizzare anche una qualsiasi altra persona. Mentre adesso saliamo all'altro piano e guardate che vi faccio vedere una chicca. Qui sopra abbiamo altre due stanze da letto, tanto arredamento top. Guardate la chicca, ragazzi, questo era quello che andava al collo delle mucche, e lei ha avuto l'idea di farci un lampadario per salire le scale. Cioè, questo è vero gusto per me. Abbiamo una prima, un'altra chicca, ragazzi, questi sono tegole toscane usate come praticamente lampadine. Cioè, ditemi voi che gusto spettacolare che è stato messo in questa ristrutturazione. Qui adesso vediamo di accendere un po' la luce perché c'è un po' di buio. Abbiamo una prima stanza, letto matrimoniale classico, sempre tutto molto rustico, ragazzi, che io apprezzo la follia. Poi abbiamo la terza stanza, questa è la stanza a tre letti, letto singolo e letto matrimoniale, sempre travi stupende. E qui è stato praticamente messo un vetro, perché non è uno specchio, questo è un vetro che dà dall'altra parte, quindi una genialata anche questo. E qui in fondo abbiamo un bagno. Queste due stanze qua hanno un bagno in comune, mentre quella di sotto aveva il suo bagno, queste qua hanno un bagno classico, però è in comune. Come vedete, tutto arredato di nuovo. Questo B&B ha un anno, è stato aperto l'anno scorso, nel 2023, quindi tutto molto nuovo, ragazzi, ed è spettacolare. Anche qui la doccia di una certa portata, voglio dire, bella bella grande. E che dire, ragazzi, veramente spettacolare. Quindi, ragazzi, come avete visto, è un B&B top, è fatto molto molto bene, con molto gusto, un gusto che in cui mi ci ritrovo parecchio, devo dire. Adesso è pomeriggio, adesso si sta alzando anche un po' di aretta, per fortuna, perché veramente oggi c'è una cappa che si muore anche qui in Appennino. Ma va bene, dopo ci mettiamo qui, facciamo la nostra bella griglia, una bella grigliatina, ci appoggiamo qua, ci adagiamo su questo tavolone e ci rimpiazziamo di carne.
Ovviamente ragazzi, nella descrizione del video vi lascerò tutti i recapiti per contattare la Sara, se siete interessati a venire qui a passare una qualche notte qui al B&B, e lei mi ha pure detto che è disposta anche ad accogliere qualche camperista. Per adesso non ci stanno tantissimi camper, adesso qui ce ne sono due, ce ne stanno altri due di dietro, due o tre di dietro, anche perché qui davanti adesso è un'occasione che li abbiamo messi qua, però giustamente essendo fronte all'entrata dove ci va chi usufruisce del B&B, magari non ce li fa mettere di dietro, che c'è un bel po' di posto anche dietro. Comunque basta contattarla e ci si mette d'accordo. Ragazzi, sono riuscito a convincere la Sara a farsi vedere, a parlare, eccola qua. Dove sta? Qua. Allora, Sara, raccontaci un po', non scappare. Ah, sto ferma. Raccontaci un po' perché hai voluto aprire questo B&B. Perché è un bellissimo posto, è un posto che meritava una casa bellissima, un bellissimo casale ristrutturato che meritava un B&B così. Esatto ragazzi, poi bellissimo. A parte che c'ha non so quanti ettari di terreno, una roba del giù di testa. Cioè, proprio da giù di testa, intorno se sta da Dio, è un bellissimo posto. Esatto, punto. Esatto, non c'è niente da aggiungere. Mi stava dicendo la Sara che stasera mi deve portare a far vedere un panorama dove? Bellissimo, qua in cima. Adesso niente da aggiungere. Ma so che non c'ha voglia di andare a piedi, facci in macchina, no. Non c'ha voglia di camminare. Cioè ragazzi, la Sara è timida, ma di una simpatia che voi non avete idea. Ah, però io mi ero dimenticato, vi ho detto che siamo nel comune di Lama Mocogno, ma il posto si chiama Cadignano, giusto? Cadignano, c'è un pezzettino di strada sterrata, arrivare qua, ma proprio una roba da 500 metri, una roba così, anche meno. Fattibilissima coi camper, perché lei c'ha un 7 metri, quindi ragazzi, niente, si fa tranquillamente, non ci sono alberi bassi o cose varie per i camper, quindi si viene giù tranquillamente. Ragazzi, che dire, uno spettacolo. Adesso dopo andiamo a fare la grigliata, poi andiamo a vedere il panorama, se si aprisse anche magari si vedrebbe sì, anche qualche stella. Tramonto stasera, mi sa che la vedo dura pure io il tramonto stasera. Sa che vediamo il rossore della braccia della griglia, ragazzi. Allora ragazzi, Sara si era dimenticata di dire una cosa, se non è che si è dimenticata perché non ha voluto parlare prima, adesso gli viene in mente di dire le cose. Dici. Allora, praticamente queste sono le porte originali della casa che era prima, sverniciate, rimesse al naturale, come erano in origine. Quindi sono porte che hanno non so quanti anni, sotto sono in abete, sopra sono in castagno. Tanto le abbiamo volute tenere così per dare un tocco di originalità alla casa che era. Ecco. Anche quella porta lì è una porta in castagno, anche questa originale, porta d'ingresso, esatto, il portoncino qua d'ingresso, il portoncino suo originale. Tutto sverniciato e rimesso come era in origine. Una cosa che non vi ho fatto vedere quando ho fatto vedere le camere, ci sono attaccato alle chiavi delle camere, ci sono i portachiavi, ognuno ha il nome, adesso ve lo faccio vedere, perché mi ero proprio dimenticato. Guardate che spettacolo. Non so se si vede. Ognuno ha un nome, ogni stanza ha un nome. Che porta, ragazzi, il nome dei fiori che sono attaccati. Ah, ecco, che riporta, esatto, il nome dei fiori che sono riportati, appeso attaccato al muro, insomma, delle decorazioni. Tanta roba. Allora Sara, mostraci il simbolo della casa che non l'ho fatto ancora vedere. Il sole, giustamente. Il sole, perché è la casa del sole. Esatto, la casa del sole è il simbolo del sole. Siamo venuti nel posto che mi aveva detto, ed è spettacolo. Spettacolo perché, adesso vi faccio vedere, a parte che qua c'è una piana che piazzarsi col campo, però proprietà privata mi sa. Guardate, dietro alle mie spalle si vede il Monte Cimone, esattamente là in fondo, quello lì è il Monte Cimone, ragazzi, qua è uno spettacolo, tutta una bella piana, guardate che bello. E adesso vi faccio vedere la chicca, guardate com'è curato, guardate che spettacolo, sta fonte qua che potabile ed è buonissima e fa tutto questo ruscello qua, spettacolo ragazzi, spettacolo.
E nonostante l'afa che c'è anche stasera, non male che tiro un po' di venticello, ragazzi, stiamo già preparando per fare la grigliatina. Top! Tanto la Sara da brava resdora, ti ha da fare, ha già innaffiato l'orto. Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo. Oggi abbiamo fatto, invece che usare la griglia tradizionale, abbiamo questa piastra in ghisa che è fenomenale, ragazzi. Così avanzi i ritorni di fiamma per la sgrassatura delle costine o di quello che è tanta roba, tanta tanta roba. Bene, bene. Griglia decisamente bene. Cioè, quando dici che ho fatto un lavoro da Nobel, è perché... No, infatti... Direi che è tutto pronto, ragazzi, qua vino ce n'abbiamo. Abbiamo fatto prima lo sprizzino, adesso c'è il vino, un bel lambruschino. Siamo pronti per cenare. Beh, ragazzi, che dire, giornatina molto calda, molto afosa. Terminiamo qui il video così ci pappiamo tutta la bella ciccia che abbiamo messo sulla brace. E ragazzi, come sempre, stay wild. Ci vediamo alla prossima, ciao!